Allora, con due respiri siamo arrivati a mezzogiorno e 11 ed è un piacere di nuovo accogliere qui nei nostri studi Marco Bianchi. Buongiorno Marco. Ma buongiorno a voi. Ma ciao, bentornato. Bene. Noi bene. E ci tu? Fate emozionare con le canzoni, vi faccio emozionare con il cibo. Esatto, perfetto. Vedi che intro perfetto. La mia cucina delle emozioni esce oggi in tutte le librerie. Ma sono contento, guarda, vengo qua a festeggiare con voi questa uscita. Ma dovevamo averti qui noi oggi per allora, primi. Allora, che cos'è l'Happy Food? L'Happy Food, guarda, ormai lo conosciamo da anni perché il comfort food è famoso veramente cibo di conforto in qualche modo. Quello che modo. Ti coccola. Bravissima, ha un suo perché dietro. E quelle sono le zuppe calde d'inverno. Ma non solo, per alcune è anche la cioccolata, sì, per dire. Potrebbe no, essere anche dire. Semplicemente un cibo, un frutto che magari veramente ci ricorda qualcosa del nostro passato. E il cibo veramente oggi può davvero stimolare determinate emozioni e ovviamente coinvolge la nostra psiche. Allora, è il 15° libro, sì, della serie. Nelle tue precedenti pubblicazioni ci hai insegnato per quanto possibile a stare bene mangiando in modo sano. E qui diciamo che se uno è anche felice mentre mangia, certo. Ma ci guadagna anche in salute. Sì, assolutamente. Allora, premesso che anche in questo libro non è che ti insegno a mangiare male, cioè no, la base no, è sempre comunque prevenzione. Bene. Sono sempre ricette sane, diciamo. Bravissima. Solamente che non vado ovviamente a specificare, a calcare sul discorso prevenzione. Quello lo do ovviamente come fatto implicito, ma vado a parlare di emozioni, quindi sono 7 emozioni, sono tante ricette e per ogni emozione vado in qualche modo a conquistare il palato. Elenca le emozioni, te le ricordi tutte 7? No, vediamo. Assolutamente. Vedi? Però dai, ti faccio una domanda che mi riguarda. Certo. Come ci si tira su? Perché io sai che ho sempre quest'aria un po' da pugile suonato, un sì, po' rincoglionito. Ecco, ti prego Marco, fai qualcosa per rianimare quest'uomo. In 20 secondi. Dimmelo che non sa secondi. Che è morto. Frutta secca, banane e mele. Vabbè, stai? Sì. Da domani okay. Frutta secca okay. A chili. Va bene, vabbè, banane e mele, piace. Oh. Poi ho delle curiosità sull'avocado. Che ah, mi piace, guarda, va bene. Ho già visto che sfogliavi. Sì, sì, ho già visto una bella ricettina. Esce oggi La mia cucina delle emozioni, il nuovo libro di Marco Bianchi, che per semplicità ha diviso insomma le emozioni in gruppi. 7 categorie. 7, buon umore, creatività, affetti, concentrazione, coraggio, riposo ed energia. Io chiedevo informazioni sull'energia, ma vedo che ci sono un sacco di cose buone tante, da mangiare. Ma guarda, io devo anche essere sincero. Io ho creato questa tabella riassuntiva alla fine solamente per classificare maggiormente, sì, quelli che sono alimenti che sono più destinati ad alcune emozioni rispetto ad altri. Però abbiamo scoperto che tutto insieme ovviamente è un buon minestrone di emozioni, quindi minestrone di emozioni è l'hashtag di oggi, minestrone di emozioni. Sono le 12:30 del 6 di settembre, il giorno della pubblicazione del nuovo libro di Marco Bianchi, La mia cucina delle emozioni, ingredienti, ricette e tanta salute, gli Happy Food perfetti, esatto, per ogni giorno. E allora abbiamo chiesto a Marco di darci una ricetta e lui ha detto: io farei una ricetta che riguarda l'emozione del coraggio. Eh sì, perché oggi è una giornata importante, esce il libro, lo presento stasera qua a Milano, quindi in qualche modo bisogna dove sarò sei? In Rizzoli, in galleria, in libreria. Bene, quindi bene. Alle 17:30 andate. 17:30 vi aspetto, amici di Milano e dintorni, insomma. Poi se seguite, ovviamente mi seguite sui social, trovate comunque tutto il book tour, tutte le tappe, esatto, le prime tappe, quindi allora. Poi ricetta del coraggio. Salmone su edamame con spolverata di cacao. Le edamame sono i famosi fagiolini, quelli verdi di soia che mangiamo al giapponese, quindi sì? Di solito okay, col baccello li troviamo, però possiamo anche trovarli al supermercato surgelati, di solito sbacellati, quindi basta frullarli. Sì, sì, infatti, bravissima, perché li lessiamo, li frulliamo praticamente, okay, e questa sarà la nostra base per il salmone che cuociamo, spadelliamo leggermente e poi andiamo a completarlo con olio extravergine d'oliva alla fine e spolverata di cacao. Sembra cacao, un abbinamento strano, sembra un po' cacao tutto veramente amaro, cacao amaro. Sai, magari uno cioccolata calda, ci infatti ci può stare, però il nelle cacao food, e salmone, cioè, siamo sicuri? Siamo molto sicuro di quello che dici? Ma assolutamente, sia come gusto che come sapore, ma addirittura proprio come combinazione chimica per avere coraggio. Quindi, anche perché diciamolo, tutte le ricette che trovate nel libro sono state testate personalmente da tutti i familiari e amici del nostro Marco.
Poi c'è un'altra cosa importante da dire, che niente di tutto quello che è stato cucinato per testare le ricette e per fare le fotografie è stato buttato nella spazzatura. Assolutamente, in pancia di tutti quanti, guarda. Per cui tutte le emozioni sono state testate personalmente. È vero, Marco, che stiamo ancora sorridendo tutti, cioè. Infatti, andiamo avanti da. Esatto. È il momento di ringraziare e salutare Marco Bianchi, che è venuto a trovarci. Grazie, ci ha presentato in anteprima il nuovo libro che esce proprio oggi. Assolutamente. Dove ti troviamo? Abbiamo detto, allora, nel tour book, nelle librerie, oggi poi, insomma, e poi anche da sabato alle 13:50 sul canale 33 del digitale terrestre, Food Network è il canale. Vi aspetto con La mia cucina delle emozioni, un mio programma stupendo che vi emozionerà. Grande Marco Bianchi, grazie. A voi, grazie mille. Grazie, ciao.